L'Isola dei Famosi torna in diretta lunedì 13 maggio con grandi sorprese ed una nuova eliminazione. Chi sarà il naufrago a dire addio al reality? Isola dei Famosi, anticipazioni. Isola dei Famosi 2024. Nel frattempo cresce l'attesa per cosa dirà Vladimir Luxuria durante la puntata sul Caso Benigno. Ecco tutte le ultime anticipazioni sull'Isola dei Famosi 2024. Isola dei Famosi, anticipazioni del 13 maggio, nuovi ingressi e sorprese. Dopo l'attesa della scorsa settimana, torna in onda l'Isola dei Famosi 2024, con la consueta diretta del lunedì sera. Al timone come sempre Vladimir Luxuria, accompagnato in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e con il supporto di Elenoir Casalegno dall'Honduras. Ma cosa vedremo durante la puntata che partirà dalle 21.40 su Canale 5? Secondo le anticipazioni, svelate dalla stessa Mediaset, la puntata del 13 maggio sarà ricca di colpi di scena. Prima di tutto è stato finalmente confermato che entreranno dei nuovi naufraghi. Scelti per portare un po' di verve sull'isola. Tante emozioni con i concorrenti, ma all'Isola dei Famosi ci saranno anche delle novità. Lunedì infatti entreranno in gioco dei nuovi naufraghi che si uniranno al gruppo, recita infatti lo spot pubblicitario diffuso da Canale 5 negli scorsi giorni. Ma chi saranno i nuovi naufraghi? Secondo TV Blog si tratterebbe con la quasi certezza del comico Dario Cassini, e di due donne di cui invece al momento non si conosce l'identità. Sondaggi televoto. Chi rischia l'eliminazione? Nella diretta di lunedì ci sarà ovviamente grande attenzione per il risultato del televoto, che decreterà quale sarà il prossimo eliminato del reality. La rosa dei naufraghi si assottiglierà ancora di più, dopo le eliminazioni ed i vari ritiri. In nomination questa settimana ci sono Samuel Peron, Arthur Dainese e Rosanna Lodi. Secondo le percentuali dei sondaggi di Grande Fratello Forum Free, pare che a rischiare di dover dire addio al reality sarebbe l'ultima arrivata, Rosanna. Samuel Peron 3,7, 64%, Arthur Dainese 3,4, 24%, Rosanna Lodi 2,8, 12%. Chi sarà a dover lasciare l'Isola dei Famosi, nell'edizione più controversa di tutte? Caso Benigno. Vladimir parlerà in diretta degli insulti. Grande curiosità infine sul cosiddetto Caso Benigno, dopo l'annuncio di Vladimir che non sarebbe stata zitta. Molti hanno pensato che la conduttrice avrebbe letto in diretta gli insulti transfobici che le ha rivolto l'attore sui social. Eppure poche ore fa Luxuria ha chiarito le sue intenzioni. Avrei potuto dire queste cose in televisione, con un mezzo potente, e avrei dato a lei la soddisfazione di essere citato in televisione e avere la sua visibilità. E invece no, lo faccio ad armi pari. Così come lei mi ha insultata gravemente sui social, io rispondo con pacatezza sui social. Vladimir a quanto pare, non dirà nulla sulla vicenda in diretta e non avrebbe nemmeno intenzione di denunciare Benigno. Io non ho mai denunciato nessuno e so che se la denunciassi molto probabilmente potrei spillarle dei soldi, ma non lo faccio. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caro signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social, per me cala il silenzio. Per sapere se davvero non si parlerà di Benigno non resta che seguire la diretta.